Dottore, il via ai lavori, siamo a distanza naturalmente, prego, il via ai lavori a Cinzano della mia rianimazione. Come è previsto, anche magari con qualche giorno di ritardo, ma come sapete ci ho avuto un piccolo incidente di percorso e quindi vi parlo oggi, ho parlato oggi al Presidente della Regione e al Sindaco di Civitanova e alle altre autorità, ho fatto loro il briefing, ho parlato in una doppia veste in qualche modo anomala, che magari non avrei neppure voluto avere, ma che purtroppo invece mio malgrado ho, quindi parlo da medico, da qualcuno che ha cercato di combattere diverse epidemie in giro per il mondo negli anni passati, ma parlo anche da paziente, perché come sapete quando sono arrivato a Milano ho avuto questo incidente di percorso, so benissimo dove mi sono preso il virus e quando mi sono preso il virus, per alcuni giorni in attesa che appunto nel periodo cosiddetto di incubazione ho lavorato, dopodiché sono andato in ospedale e purtroppo tutto quello che avevo immaginato che sarebbe accaduto è accaduto, ma è accaduto in tempi molto rapidi, ho bruciato le tappe, ho vissuto il dramma di chi viene colpito da questo virus in età diciamo avanzata, non più giovane, ho subito, ho provato e ho sofferto l'angoscia dell'ossigeno e di situazioni critiche, di una polmonite virale estremamente seria, grazie ai medici e agli infermieri dell'ospedale dove ero ricoverato, sono uscito rapidamente, ho fatto i tamponi di controllo, sono stato giudicato negativo e quindi aggiungo alla mia esperienza da medico e da gestore di epidemie in giro per il mondo anche l'esperienza di paziente, che vi posso garantire estremamente utile. Ho spiegato ai nostri amici, colleghi, interlocutori, quindi che abbiamo riveduto il progetto di questo centro di rianimazione sulla base sia dell'esperienza dell'ospedale in Fiera di Milano, sia anche dell'esperienza di paziente e quindi credo che oggi siamo in grado di presentare un progetto estremamente innovativo e proprio per questo termine difficile da apprezzare e da comprendere e quindi anche facilmente soggetto magari a legittime critiche che però verranno, come sempre dico io, smontate dal tempo, perché sia l'ospedale della Fiera di Milano sia questo centro che ci avviamo a realizzare saranno qualche cosa che fra alcuni mesi verranno visitati da tutte le strutture e le istituzioni del mondo per capire come si organizza un centro di questo genere finalizzato alla lotta al Covid-19. Lei ha detto critiche legittime, fra queste possiamo annoverare anche le critiche di chi dice che in questo momento la curva del contagio è in discesa e che quindi questa emergenza non è più così forte e forse questa struttura poteva essere sospesa. Cosa risponde Bertolaso? Vi faccio rispondere da una rivista scientifica che forse è la più importante al mondo, che si chiama Science, una rivista americana, tradotta in italiano significa scienze, dove quattro illustri epidemiologi della Harvard University di Boston, che credo sia probabilmente la numero uno al mondo, quindi stiamo parlando di quattro numeri uno che hanno scritto sulla rivista che era numero uno. È appena uscito questo articolo, lo metterò sul mio sito dove metto solo cose istituzionali, è in inglese. Ma questo articolo di Science che sto facendo circolare fra tutti i rappresentanti del governo e delle istituzioni competenti dice che siccome noi non abbiamo la minima idea di quella che è la copertura immunitaria di questo virus, non possiamo assolutamente prevedere quale sarà il comportamento di questo virus fino al 2025. Vi sono alcune proiezioni su questa rivista Science basate sull'esperienza di quella che è la malattia simile per quello che è la gente che causa la malattia, quindi l'influenza. E quindi ci sono tutte le valutazioni sulla copertura immunologica e sulla durata di questa copertura immunologica. Io oggi sono probabilmente immune
dal Covid-19 perché sono uscito solo da una settimana dall'ospedale. Ma non sappiamo, nessuno sa quanto durerà questa mia immunità. Durerà 2 settimane, 10 settimane, 40 settimane, un anno? Non lo sa nessuno. E allora Science studia e elabora le statistiche sulla base appunto della durata della copertura immunitaria e quindi sulla famosa ipotesi della cosiddetta immunità di gregge di cui oggi tutti parlano senza sapere assolutamente di che cosa stanno parlando. Questo lo dico perché, pur non essendo membro di nessun comitato tecnico e probabilmente non avendo neanche diritto di parlare, ma lo dico perché è opinione comune di tutti gli scienziati che adesso si entrerà in una seconda fase che per l'Italia è fondamentale, perché certo non possiamo continuare in questa situazione economica che sta diventando drammatica. Quindi è giusto ed è corretto che il governo studi le misure per arrivare ad una seconda fase in tempi rapidi, è giusto che la comunità scientifica individui tutte le cautele da adottare, ma è fondamentale che il paese riparta. Ma questo non significa nel modo più assoluto che l'epidemia sarà finita. Questo deve essere chiaro a tutti e quindi bisognerà continuare ad adottare misure di massima precauzione che sono difficili da mantenere come abitudine. Quindi mentre il mondo industriale ripartirà con le dovute cautele e mentre verosimilmente molti nostri concittadini si rilasseranno, le istituzioni dovranno alzare la guardia ancora di più in modo da garantire la sicurezza dei propri cittadini e quindi dovranno lavorare soprattutto su questo genere di iniziative, perché non sappiamo quando, possiamo ipotizzare nell'arco del prossimo inverno, è verosimile immaginare che vi saranno, oltre alle consuete epidemie influenzali, anche delle situazioni serie per quello che riguarderà la vicenda del Covid-19. Non ci possiamo permettere, nessun paese al mondo si potrà permettere di rivivere l'incubo che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto in questi mesi. Quindi bisognerà avere, per poche parole, delle strutture sanitarie dedicate all'eventuale nuova situazione di gestione del Covid-19 in modo da evitare che tutti gli ospedali siano paralizzati da questa problematica. Ecco perché presto questa struttura come la Fiera di Milano diventeranno dei punti di riferimento dai quali qualsiasi pianificazione sanitaria, ospedaliera dei prossimi mesi, dei prossimi anni dovranno fare riferimento. Lei ha detto sulla esperienza personale, avete visto il progetto. Cosa conta questo che avete oggi approvato, magari anche con l'intervento del governatore Cericcioli? Adesso diamo la parola a loro, aggiungo alcuni dettagli più, chiamiamoli localistici, perché come sapete ho casa, andrò a dormire questa sera dove ho casa qui nelle Marche, quindi siamo a distanza di pochi